Io saluto Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi e presidente AFOL Metropolitana. È un Buongiorno a voi. piacere Buongiorno. ritrovarti, Maurizio, buongiorno. Allora, noi ci eravamo proprio lasciati nell'ultima puntata a discutere su questo boom di contratti a tempo determinato, no? E la spiegazione era molto semplice: le aziende hanno bisogno di persone ma non riescono ad assumerle in modo stabile. La situazione è questa, è peggiorata, fermo restando che ancora i dadi non sono tratti perché la guerra non è ancora finita. Allora, da dove vogliamo partire, Maurizio? Ma intanto il contesto internazionale, certamente non solo la guerra non è finita, ma nessun analista oggi si spinge a fare previsioni sugli esiti e sulla durata di questa guerra. Quindi l'incertezza proprio nella supply chain globale è tale da ripercuotersi naturalmente anche sul nostro mercato interno. Le imprese hanno veramente una visuale di breve periodo, soprattutto bisogna considerare una diversità di prospettive fra le imprese manifatturiere, quelle cioè che hanno bisogno di materie prime, hanno bisogno di energia, hanno bisogno di gas, che in questo momento stanno rallentando la produzione, se non addirittura fermandola, e attingendo alle scorte, quindi fanno ricorso ai magazzini finché questi naturalmente sono in grado di essere pieni e di soddisfare la domanda. Il problema è che nessun magazzino oggi può reggere più di 2 o 3 mesi e le prospettive non ci dicono che verosimilmente vedremo un calo significativo dei costi energetici e dei costi delle materie prime. Quindi sotto questo profilo il comparto manifatturiero ci dice che i contratti di lavoro sono ancora molto precari, cioè abbiamo ancora un boom di contratti a tempo determinato, difficile trovare un contratto a tempo indeterminato, almeno nel primo ingresso in questa fase, e probabilmente assisteremo al cosiddetto carosello dei contratti a termine, cioè al rinnovo e alla sostituzione, perché sappiamo che le norme sul contratto a termine oggi impongono un limite di rinnovi, per cui a un certo punto si deve far ricorso a un altro dipendente. Questo naturalmente è una situazione di grande negatività per chi spera di avere una prospettiva di una certa stabilità. Sotto un Certo. profilo diverso, naturalmente, è il settore, diciamo così, dei servizi e soprattutto quello del turismo. Adesso si sta riaprendo la stagione turistica e da questo punto di vista i segnali invece sono incoraggianti, nel senso che la domanda è sostenuta. Chiaramente sul settore turistico incide di meno il fattore materie prime e il fattore energia, anche se non illudiamoci, perché poi alla fine tutto ciò che comporta mobilità in qualche modo è direttamente o indirettamente colpito dai costi energetici. Però diciamo Certo. che in questo momento c'è sicuramente una prospettiva migliore nei servizi e nel turismo che non nel manifatturiero. Sì, anche perché, vabbè, io sono felice di sentire questo e spero che peraltro sia anche un trend che si possa stabilizzare. Certo, magari non in modo immediato, però è anche vero che arriviamo da questi due fine settimana, appunto di Pasqua, 25 aprile, che hanno visto molto movimento. Questo è assolutamente vero. Le prenotazioni negli alberghi sono state intense, cioè, la gente si è spostata, sono arrivati anche tanti turisti. Però, sai, c'è anche un discorso più sociale, no? La voglia in qualche modo di ripartire, no? Noi per primi. Bisogna vedere poi se si stabilizzerà. Poi, come hai detto tu giustamente, magari i prezzi sono competitivi e dico, beh, vado a farmi il weekend in quell'hotel, in quel posto, però se poi il resto è tutto alle stelle, magari si fa un weekend e basta. Diciamo che rischiamo di vedere magari, come dire, in modo sintetico, no? Il lato più legato al piacere, alle ferie. È questo che dobbiamo verificare, ma in questo momento penso che non si possa ancora definire con certezza. No, anche perché se c'è un dato significativo che noi possiamo trarre dagli ultimi 2 anni di pandemia, Sì. di crisi, di incertezza sul lavoro, è stata proprio la tendenza degli italiani al risparmio. Cioè la cosa che fa impressione è come durante un biennio in cui c'è stata veramente una sofferenza in termini di occupazione, in termini di reddito, però le famiglie hanno aumentato
i propri risparmi. I depositi bancari sono aumentati significativamente. Tra l'altro aumentano i depositi bancari e non gli investimenti nel mercato, per esempio, azionario. Quindi, diciamo così, il risparmio improduttivo sta aumentando, ecco. Il che a sua volta non è una leva di crescita della domanda interna e quindi dell'economia. No, no, assolutamente, perché poi c'è anche il tema del risparmio, a parte che proprio insomma si cominciano a fare conti anche su questo, cioè i risparmi sono proprio penalizzati, perché bisogna attingere, che so io, ai nostri risparmi per poter pagare le bollette quando non si riesce a far fronte alle spese di tutti i giorni, no? Quindi sai, la situazione è abbastanza così molto molto sospesa in questo momento. L'altro tema riguarda proprio la nuova disoccupazione, cioè è che è collegata direttamente alle sanzioni, Maurizio, cioè le sanzioni rischiano di portare nuova disoccupazione, perché finora cosa stiamo facendo? Abbiamo analizzato i tipi di contratti che in questo momento le aziende possono permettersi di fare, e allora già è vero, precari, però comunque stiamo parlando di nuovi contratti, e questo potrebbe essere anche un risvolto positivo. Ma la guerra in Ucraina e le sanzioni, che secondo molti sono anche inutili, nel senso che inutile è una parola un po' approssimativa, però non stanno fermando la guerra e stanno comunque penalizzando anche le nostre economie, potrebbero portare come risultato finale proprio a disoccupazione, cioè al fatto che non solo le imprese non potranno più assumere, ma dovranno lasciare a casa i lavoratori? Certamente sappiamo tutti che le sanzioni comportano dei sacrifici e comportano quindi anche la perdita di opportunità di commercio globale e di scambi e quindi di economia. Naturalmente le sanzioni vanno viste poi in una prospettiva di lungo periodo, cioè io non credo che l'economia post guerra in Ucraina sarà uguale all'economia pre guerra in Ucraina, gli assetti, diciamo, geopolitici ci faranno spostare sempre di più verso assi di commercio diversi da quelli che sono stati in precedenza i nostri asset fondamentali. Se pensiamo alla necessità di diversificare le fonti energetiche, quindi di andare verso altri mercati, questo potrebbe in teoria portarci anche ad aprire nuove relazioni di scambio commerciale con mercati fino adesso poco esplorati. Quindi diciamo, volendo vedere un aspetto positivo, c'è la prospettiva che nei commerci globali qualcosa cambi anche nel senso di apertura di nuovi mercati. Certo, nell'immediato questo noi non lo vediamo, nell'immediato noi vediamo semplicemente una contrazione generale degli scambi, con quell'effetto possibile sulla economia del nostro paese, in particolare in chiave di recessione. Oggi ancora non siamo in recessione, no. Ricordiamolo, siamo ancora in una crescita che è rallentata. Allora noi dobbiamo guardare a questi segnali, cioè prima della guerra avevamo un'economia in forte espansione, un tasso di crescita che si aggirava attorno al 6-7%, previsto per il 2022 un po' in ribasso, ma insomma attorno al 4%, che comunque è un tasso di crescita significativa. Temo che le stime che dovranno essere aggiornate in vista anche della istruttoria della legge di bilancio vedranno un tasso di crescita inferiore. L'importante è che l'economia cresca, ma il tasso, il trend sarà quello che poi determinerà poi gli sviluppi dell'anno prossimo. Certo, peraltro dovremmo anche, un altro aspetto che mi è venuto in mente, Maurizio, dovremmo fare i conti anche con una situazione che evidentemente si presenterà variegata e differenziata in senso negativo, nel senso che l'inflazione, come sappiamo, che è il problema principale, colpisce in modo diverso, no? Quindi colpisce a seconda della fascia di reddito, della situazione economica di ciascuno, e anche colpisce diversi paesi, cioè paesi più robusti, più solidi, evidentemente riusciranno ad affrontare meglio questo periodo, altri no, però insomma ovviamente facciamo parte di un sistema globalizzato, quindi qui a livello più finanziario chiaramente si discute il ruolo delle banche centrali, che potrebbero a un certo punto imporre anche, no? Perché poi di quello si tratta, ai paesi più robusti di aiutare i paesi che invece stanno peggio, cioè l'Ucraina, esempio proprio che si sta facendo in queste ultime ore, che è fornitore di materie prime agricole e fornisce di materie agricole anche i paesi come l'Africa, infatti questi paesi verrà da sé che avranno meno materie prime, meno cibo, e di conseguenza
perché costerà anche di più, e la povertà aumenterà. Cioè, infatti è arrivata proprio anche l'allarme di un aumento della fame nel mondo, però questi paesi dovremmo aiutarli noi, per noi intendo dire paesi occidentali, insomma paesi sostenuti da un'economia, da un'economia più forte, no? Quindi la differenza anche, poi vabbè, poi qui ritorniamo sul tema del lavoro, chiaramente ho fatto ho ampliato un po' il discorso, però i paesi, le città, cioè avranno una situazione molto diversa. Questo insomma scombinerà un po' le carte in tavola per quanto riguarda il mondo del lavoro. Sicuramente, è chiaro che tutte le volte in cui c'è uno stravolgimento geopolitico di questa portata, il lavoro ne risente. Diciamo che nel nostro paese tipicamente il mercato del lavoro è più lento a reagire agli shock esogeni internazionali. Purtroppo però è anche più lento a riprendersi da questi shock esogeni. Prendiamo il confronto con gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per esempio, la crisi del Covid, come era stata anche la crisi precedente dei subprime, ha portato un crollo velocissimo dell'occupazione, ma poi ha anche consentito una ripresa molto veloce e molto consistente del mercato del lavoro. Allo stesso modo sta succedendo adesso, con l'inflazione. Per esempio negli Stati Uniti hanno una forte inflazione, più forte della nostra, e però i salari crescono. Allora, il nostro mercato è molto più rigido, molto più lento a reagire. Il problema è che noi partiamo da livelli bassi, cioè noi partiamo da retribuzioni medie molto basse rispetto anche al contesto europeo. Per cui per i nostri salari subire un'erosione del 7%, 8% all'anno, che significa che nel giro di un paio d'anni potremmo vedere il nostro potere di acquisto ridotto del 15, ma anche di più per cento, beh, insomma, significa, partendo da salari di una media di 1.400-1.500 euro al mese, significa una perdita che va verso il rischio di povertà, mentre chiaramente diverso è quando si parte da salari medi attorno ai 3.000-3.500 euro, come succede in altri paesi europei, se non addirittura negli Stati Uniti. Ecco, questa differenza dei diversi territori è chiaro che incide poi anche sulla tenuta sociale dei paesi, senza poi ricordare, lo facevi tu, i paesi dell'Africa in particolare, i paesi poveri davvero, dove la mancanza di grano ucraino potrebbe veramente produrre una carestia, e chiaramente qui tutto il mondo dei paesi più sviluppati economicamente dovrà intervenire per cercare di redistribuire, ma questa redistribuzione chiaramente ha un costo, e quindi anche su questo fronte noi vedremo degli spostamenti di ricchezza da un luogo all'altro della terra. E purtroppo, diciamoci la verità, noi non siamo quelli meglio posizionati nel quadro geopolitico attuale. Ok, ma ovviamente qui adesso arriviamo al risvolto più pratico, perché poi questi sono ragionamenti che vanno fatti, perché ovviamente ci inseriscono nel panorama e nel contesto, ma insomma è chiaro, Maurizio, arriviamo al dunque, cioè servono delle politiche fiscali mirate, bisognerebbe abbassare il costo del lavoro, le nostre imprese rischiano, e poi dopo questo si traduce in impossibilità di dare lavoro alle persone, ovviamente rischiano di non essere più competitive con altre aziende, quindi comunque di essere penalizzate in primis, e quindi di non poter poi avviare tutto un processo di attrattività, chiamiamola così. Quindi è più urgente che mai che il governo prenda coscienza di questo, e peraltro sono interventi che si chiedono da tantissimo, cioè sulla tassazione, il costo del lavoro, sappiamo molto bene. E pensi che sia il momento giusto, cioè il momento buono più che giusto? Giusto doveva esserlo già da un po' e adesso lo è ancora di più. È il momento buono per questa presa di coscienza? Guarda, io credo che se non ora, quando? Cioè è un tema che si discute più che altro a livello teorico da almeno 10 anni, se non di più. Ogni volta si dice bisognerebbe intervenire sul cuneo fiscale, bisognerebbe intervenire sul cuneo retributivo. L'Italia ha uno dei cunei fiscali più elevati in Europa. Basti pensare che per 100 euro che vengono messi in busta paga, 33 vanno soltanto di contributi INPS, senza parlare poi della tassazione. Quindi è evidente che questo è un tema che va affrontato. Va affrontato ora, perché ora ce lo impone la necessità. Cioè,
non dimentichiamo che noi stiamo spendendo, abbiamo speso finora dall'inizio di questa crisi circa 20 miliardi nel tentativo di abbassare le bollette del gas e della luce. Certo. Il che naturalmente è utile, ma con 20 miliardi noi potremmo fare manovre di riduzione significativa del cuneo fiscale per far arrivare nelle tasche degli italiani soldi veri che poi possono decidere di spendere dove e come, nella misura che vogliono. Ora, questa è una misura che io direi, prendiamo la necessità, trasformiamola in un'opportunità, ma soprattutto facciamo una misura strutturale, non una misura che duri 6 mesi, 3 mesi e poi vediamo se la rifinanziamo e poi vediamo come va l'economia. Questo deve essere un qualcosa di duraturo per rendere il nostro paese un paese conveniente per il lavoro, cioè non certo. soltanto per gli investimenti finanziari, ma per il lavoro. Costruire occasioni di lavoro in Italia deve diventare conveniente. Assolutamente. Ci lasciamo su questa frase, Maurizio, e vediamo se finalmente, appunto, come dici tu, se non ora, quando. Questo è un bel claim che magari ti ruberò in altre occasioni, quindi se dovessi vedere che lo uso, non me ne volere. Non è mio, No, certo, però comunque adattato a questa situazione sì, no? Quindi va bene, al di là delle battute. Io ti ringrazio, Maurizio Del Conte, sei sempre molto preciso e puntuale su questi temi, quindi ci sentiamo presto. Università Bocconi, presidente AFOL, quindi abbiamo sia la parte, no, per i nostri telespettatori più anche di spiegazione di quello che sta succedendo e poi anche che si traduce in pratica, perché parliamo di un'agenzia che ovviamente che gestisce un po' il mondo del lavoro in modo pratico, cioè che sente anche le esigenze delle diamo persone. Diamo una mano a chi cerca esatto. lavoro o a chi cerca una formazione per un miglior lavoro. Esatto, esatto, infatti anche si capisce un po' qual è il sentiment, no? Attraverso il contatto con le persone che ovviamente sono in cerca di lavoro e di formazione, giustamente. Grazie Maurizio Del Conte, a presto. Grazie a te, a grazie. Presto. Grazie, a presto su Le Fonti TV.